Salve ragazzi, come state? Io sono Briller e 2 giorni fa mi sono svegliato con alcuni messaggi dai miei amici che mi hanno detto che un carabiniere è stato ucciso a Roma da 2 americani. Quindi chiaramente sono andato subito a leggerne tutto quello che potevo e sto ancora leggendo delle cose che stanno uscendo. E essendo un americano che vive a Roma, pensavo fosse necessario condividere la mia reazione a questa tragedia, soprattutto perché sono stati 2 americani a fare questo. Quindi, innanzitutto, voglio dire il nome del carabiniere che è stato ucciso, Mario Cercello Rega. Scusami se sto sbagliando il nome, ma lui è stato ucciso, è di Napoli e, se non sbaglio, si è sposato anche da poco, un mese fa, insomma. Era, per quanto ho letto e ho visto qualche video su di lui e sulla sua vita, era semplicemente una brava persona che si dava agli altri, nel senso era una buona persona che stava facendo il suo dovere, il suo lavoro. Quindi Mario riposa in pace e sono chiaramente senza parole. Mi dispiace, è la cosa più scontata, però è quello che mi sento, mi dispiace veramente. Per chi non sa la storia, ve la racconto brevemente. In pratica, 2 americani, 2 studenti, mi sa, 19 anni e 18 anni, quindi molto giovani, sono andati a Roma per una vacanza. E tipo il secondo giorno a Roma per loro volevano andare a trovare cocaina. Quindi già partendo così sappiamo che siamo un po' nei guai se partiamo così. Quindi sono andati nella zona Trastevere, mi sa, e hanno incontrato una persona che sembrava, non so, un pusher, uno spacciatore, e hanno chiesto a lui di vendere 100 euro di cocaina. Lui ha detto che non ha cocaina, però conosce un altro spacciatore, quindi ha indicato un altro spacciatore di là. Quindi i 2 americani hanno detto ok e sono andati dallo spacciatore. Quando l'hanno trovato, hanno preso 100 euro di cocaina e se ne sono andati. Quando volevano fare questa cocaina, si sono resi conto che era aspirina, quindi si sono incazzati e sono tornati a trovare lo spacciatore. Non sono riusciti a trovare lo spacciatore, quindi poi sono tornato alla prima persona, quello che indicava lo spacciatore. E con lui c'era uno zaino nero. E visto che i 2 americani sono andati dalla prima persona e hanno detto quello che ci hai indicato ci ha venduto qualcosa di finto. Ce l'abbiamo con te adesso perché tu ce l'hai indicato, quindi ti rubiamo lo zaino. Quindi hanno rubato il suo zaino e se ne sono andati. La persona che aveva lo zaino rubato ha lasciato anche il telefono nello zaino e poi qualche, cioè non lo so, mezz'ora dopo ha chiamato il suo telefono da un altro telefono. I 2 americani hanno risposto e hanno detto: devi darci 100 euro e anche una dose di cocaina e così ti ridiamo lo zaino. Quindi incontriamoci a questo punto, a quest'ora in centro. E così si sono fissati questo appuntamento per fare questo scambio. Poi, dopo quella chiamata, la persona a cui lo zaino veniva rubato ha chiamato 2 carabinieri perché, cioè, chiaramente è una brutta situazione, il tuo zaino è stato rubato e adesso devi trovare sia 100 euro che una dose di cocaina da dare a questi 2 americani pazzi. Quindi piuttosto che fare quello, ha detto sono nei guai, adesso chiamo carabinieri e secondo me ha fatto bene in questo. Quindi poi all'appuntamento, piuttosto che andarci lui, ci sono andati i 2 carabinieri. Quindi è diventata una cosa 2 contro 2. I 2 americani sono arrivati, i 2 carabinieri sono arrivati e hanno iniziato, non sappiamo bene cosa è successo in quel momento, ma c'è stata un'escalation, diciamo, e alla fine era uno contro uno e uno contro uno, e uno dei 2 americani ha tirato fuori un coltello che diceva poteva anche essere, forse non lo sappiamo, dentro lo zaino rubato, non sappiamo, e ha coltellato
pensavano all'inizio 8 volte, ma adesso è chiaro che sono 11 volte per uccidere il carabiniere. E l'altro carabiniere che c'era non poteva farci molto perché stava lottando con l'altro. E una volta che è stato tutto fatto, i due americani se ne sono andati. E tipo l'altro carabiniere ha chiamato 112, però era troppo tardi perché era morto. Poi è successo che gli americani, chiaramente capendo che hanno fatto la cosa più grave, sono tornati al hotel per o nascondersi o preparare le valigie per andarsene subito per nascondersi. Entrando c'è stato il facchino, credo che si chiama, che li ha visti e ha chiamato carabinieri, quindi la caccia all'uomo è stato finito perché li hanno trovati lì al hotel. E anche al hotel hanno trovato lo zaino nero che hanno rubato prima, e dentro la stanza dei due americani c'erano il coltello nel pannello del soffitto, e anche i panni sporchi si sono scambiati quando sono tornato perché erano coperti di sangue. Quindi con tutte queste prove, e adesso anche l'americano ha confessato, quindi se non siamo al 100% che è stato loro, siamo al 99.9%, cioè siamo al 100% che è stato loro praticamente. Dopo tutto questo ci sono state delle immagini che sono uscite di tipo l'americano che aveva una benda, mi sa che si chiama, sopra gli occhi e è stato ammenato, non so come si dice, cioè handcuffed così. E quindi c'è stato un po' di caos su questa immagine, ma io vorrei che la focus, cioè la concentrazione, rimane sulla perdita del carabiniere. E sinceramente la benda non è manco grave rispetto a quello che ha fatto, quindi quello per me non c'entra proprio. Adesso gli americani, e io essendo americano, il fatto che sono due americani pesa di più al mio cuore. Quindi, a nome di tutti gli americani, mi dispiace che questo è successo da due connazionali miei. Detto quello, non mi sento nessuna connessione a queste due persone perché comportarsi così non è nella DNA di una persona sana e normale mentalmente, quindi posso solo dire mi dispiace che questo sia successo. Se ci sono stati errori nella mia storia, per favore correggetemi nei commenti e riconoscerò le correzioni per avere la storia giustissima. Però rimango senza parole e sono molto triste per Mario. E sarebbe scontato dire che spero che qualcosa del genere non accadrà mai più, ma lo spero con tutto il cuore. Spero che tutti gli americani che vanno all'estero facciano non essere stupidissimo, non essere la persona più stupida, non fare la cosa più idiotica che puoi fare per qualsiasi motivo. Non so se c'entra il fatto che sono hanno 18 e 19 anni, però mi dispiace, è per tutta la famiglia sua, la comunità, Roma, Somma Vesuviana, mi sa che si chiama, lui viene da là. Mi dispiace tanto e gli americani dicono che ci dispiace e riposa in pace. Quindi ragazzi, finisco il video così e ci vedremo alla prossima. Peace.